belle, che belle ragazze abbiamo qua, Ravello, eh? Io in Ravello ci sono già stato, ma non sul palcoscenico, perché per tanti anni sono venuto a Castiglione di Ravello, in villeggiatura. Quindi guardavo Ravello da giù e mi sembrava una cosa inarrivabile. Confesso che qua, tutti dicono è un sogno che si è avverato. Per me no, perché in effetti non sono riuscito neanche a sognarlo. Cioè non c'era neanche lontanamente nei sogni poter arrivare su questo palcoscenico. E oggi, voglio dire, sto solo rendendomi conto che sono qua. Solo questa struttura di per sé è straordinaria. Straordinario, un trombettista internazionale per tutte le qualità che ha, nessuna manca. Fabrizio Bosso. Diciamo che il rischio quando si va ad affrontare canzoni anche famose, quello di essere banali anche sia nell'esposizione del tema che nell'arrangiare. E invece Peppe ha questa grande forza di riuscire a tirare fuori sempre una novità, sempre qualcosa di innovativo e di fresco. Poi ci sono questi ragazzi, il Sesto Armonico, che sono veramente fortissimi. Penso che la loro forza, oltre ad essere tutti a livello individuale molto preparati, ma hanno un suono di gruppo che è incredibile, infatti sembrano molti di più di quelli che sono.